Ovviamente ormai è diventato un argomento importante, è un argomento di cui si parla un po' dappertutto. Dobbiamo rispettare dei limiti di legge, per cui diventa appunto molto importante aumentare la qualità del prodotto differenziato. Noi da tempo già facciamo la raccolta differenziata di prossimità, quindi viene conferito tutto presso delle stazioni che sono ubicate lungo le strade, nei quartieri. Con questo tipo di raccolta abbiamo raggiunto risultati importanti, attorno al 37-38%, ma vogliamo raggiungere gli obiettivi di legge e quindi aumentare questo importante risultato. Per aumentare questo risultato è chiaro che bisogna cambiare il metodo di raccolta. Il metodo più diffuso, che ha dato più risultati finora, è la raccolta porta a porta. Il nostro obiettivo è quindi di implementare questo tipo di raccolta cercando di condividere il più possibile con i cittadini il metodo. Pertanto abbiamo iniziato già con un periodo di grande comunicazione con le assemblee cittadine. Queste assemblee ci hanno dato un ottimo risultato, un'ottima partecipazione, soprattutto ci hanno permesso di raccogliere diversi spunti e di capire anche molte cose come la pensano esattamente i cittadini. Questo sforzo di comunicazione continuerà con i tutor che andranno famiglia per famiglia a spiegare questo tipo di raccolta e cercheranno di essere più chiari possibili. Fra l'altro ho già ricevuto da diversi cittadini una informativa su come si sono comportati questi tutor e sono diciamo tutte note veramente positive. Sono rimasti, quelli che ho sentito io perlomeno, sono rimasti molto contenti dalla loro disponibilità e la loro chiarezza. Per ultimo ci sarà un ulteriore sforzo di comunicazione che posso già anticipare, che saranno anche dei gazebo nei centri cittadini, nel nostro centro di Castelmaggiore, nei quartieri principali di Castelmaggiore, dove i tutor e anche l'amministrazione incontrerà i cittadini per spiegare ancora meglio le nostre intenzioni e come vogliamo portare avanti questo percorso. Un'ultima cosa non meno importante è, diciamo, questo metodo ci permetterà di ridurre l'impatto ambientale del Comune di Castelmaggiore, che è una cosa a mio avviso molto importante. Voi sapete che la carta può essere riciclata fino a 6 volte. La plastica per essere smaltita e per essere degradata ha bisogno di 100, dai 100 ai 1000 anni, per cui è importantissimo cercare di differenziare il più possibile e cercare di ridurre il prodotto da portare in discarica. Questo si rifletterà in maniera molto positiva sull'impatto ambientale complessivo che il Comune di Castelmaggiore. Il vero porta a porta inizierà alla fine di questo processo comunicativo, in funzione anche delle risposte che avremo e di come affronteremo, diciamo, del feedback che verrà dai vari cittadini, e presumibilmente credo che a questo punto inizierà all'inizio del 2012, quindi da gennaio, insomma, finito le feste di Natale, cominceremo con tutto. Prima, diciamo ancora prima, quindi alla fine del processo comunicativo, attorno alla fine di ottobre, inizi di novembre, comincerà anche la distribuzione dei materiali, quindi i bidoncini, i bidoni condominiali, i sacchi, insomma quello che servirà per fare questo tipo di raccolta. Abbiamo già fissato un appuntamento anche con gli amministratori di condominio, quindi spiegheremo anche tutte le fasi della raccolta con gli amministratori di condominio, che sono molto importanti ovviamente per gestire la situazione nei condomini stessi. Per cui ci sarà anche questa ulteriore fase. Per quanto riguarda invece le notizie e le richieste già raccolte dai cittadini, i cittadini capiranno che il percorso
non può essere personalizzato cittadino per cittadino, ma noi ovviamente ne terremo conto e dovremo considerare, ovviamente, tener conto anche dei costi. Per cui il nostro obiettivo è quello di non aumentare ulteriormente i costi del servizio, quindi sarà studiato in funzione anche di questo, o perlomeno non dovrà aumentare di più di quello che sarebbe aumentato il servizio tradizionale. Quindi anche da questo punto di vista volevo rassicurare la cittadinanza.